E ufficiale, Andrea Iannone ha sbandato sulle curve di Elodie Di Patrizi. I due hanno trascorso insieme le vacanze estive ed è scattata la scintilla. Non erano da soli. Dell'allegra combriccola facevano parte anche Diletta Leotta e il fidanzato Giacomo Cavalli, ma la cantante e l'ex pilota di MotoGP si sono regalati degli spazi per conoscersi. Alla fine è esploso l'amore. In un'intervista a Vanity Fair, la dea della musica italiana che ha appena illuminato la Mostra del Cinema di Venezia conferma la relazione con Andrea Iannone, che nel suo curriculum sentimentale vanta storie con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Andrea Iannone Elodie, i paparazzi, cerco di non farmi succhiare l'anima. La cantante, ora anche attrice, ha debuttato al cinema con Ti mangio il cuore, di Pippo Mezzapesa, NDR, preferisce andarci con i piedi di piombo e, a proposito della sua frequentazione con lo sportivo, dice: è una persona che mi piace. In questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall'altra. È un ragazzo divertente, che mi fa ridere. E sì, è coatto. Ma ancora è presto per parlarne. Se dovesse fiorire, fiorirà. Per Elodie è stato impossibile non accorgersi di essere braccata dai paparazzi. Li vedevo benissimo, mentre mi facevano le foto, confessa: ovvio che lì per lì mi stranisco anche io, ma poi cerco di reagire con libertà. E non farmi succhiare l'anima. Andrea Iannone Elodie. Le dichiarazioni della cantante su Marrakesh. Se da un lato, in questo momento, Iannone è senza dubbio uno dei uomini più invidiati d'Italia, dall'altro qualcuno non vorrebbe trovarsi al suo posto. Più che altro per evitare di trovarsi ad affrontare l'ansia da prestazione di cui soffrirebbe inevitabilmente qualsiasi pretendente dopo le dichiarazioni rilasciate di recente dalla cantante a proposito del suo ex, il rapper Marrakesh. Andrea Iannone Elodie, un prossimo fidanzato non sarà mai all'altezza. Ospite di Peter Gomez, la confessione, Elodie Di Patrizi aveva parlato in questi termini del suo ultimo fidanzato col quale ha vissuto una storia altalenante: io sono innamoratissima. Ci vediamo, abbiamo un bellissimo rapporto in questo momento, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti, cioè l'ho capito adesso cos'è l'amore. Prima, in realtà, non avevo, un prossimo fidanzato non sarà mai all'altezza. Questa è la verità, mi spiace dire.